L'inclinetta torna sempre sul luogo del diritto, per cui si fa un'altra volta la francigena? No, si fa il cammino d'Europa. Oh, l'hai detto giusto! O dove stai andando? Sto andando ad iscrivermi al canale. Aiutateci, fatelo anche voi, è anche gratuito. Maremma. Ciao. E si lascia l'asfalto, cominciamo a camminare nei campi che ci accompagneranno per un bel pezzo, almeno fin quasi a Ropolo. Il canale Cavour, che serve per irrigare praticamente mezzo Piemonte. In mezzo a nulla, tra la ferrovia ad alta velocità e l'autostrada, c'è uno dei passaggi più strani della via francigena, perché noi dobbiamo passare l'autostrada e per prendere quel cavalcavia là dovremo fare un trifoglio, salire dall'altra parte e praticamente per fare 100 metri ne faremo 700. È una delle cose strane della francigena. Buongiorno, dai! Due in cammino! Quale cammino staremo facendo oggi? La francigena o il cammino di? Europa! O il cammino d'Europa? No, stiamo facendo il cammino di Europa. La abbiamo serra che porta, quindi si presta bene a essere fatta in un ponte. Perché ci sono due cammini in Europa: il cammino di Europa della serra, che parte da Santià e arriva a Europa, e il cammino di Europa del Canavese, che quello parte da un paese poco sopra Vercelli, è un po' più lungo, è più lungo di una tappa, per cui di una ventina di chilometri, 25 chilometri, e arriva sempre a Europa. I due cammini si ricongiungono al santuario di Graglia. Oggi prima tappa, da Santià a Magnano, 25 chilometri, 400 metri di salita. La particolarità di questa tappa è che per tre quarti, come avrete capito, facciamo vicino sulla francigena, ma al contrario. Ma fatta al contrario. Noi abbiamo già fatto la francigena da San Bernardo a Roma. Qui siamo passati nel 2018. Nel 2018, e quindi qui avremo quella bellissima sensazione di capitare con un vecchio amico. Come è già successo altre volte, per esempio, abbiamo fatto Via dei Monaci, che abbiamo incontrato sempre la francigena a Corte Sant'Andrea. E poi quest'anno altri cammini, tipo la via di Francesco, quest'anno che abbiamo fatto da Laverna a Rimini, e quindi ci siamo incontrati a Laverna in concomitanza con la via canonica classica di da Laverna a Roma. Laverna a Sisi e poi Roma. Noi facciamo il cammino di San Francesco da Laverna a Rimini, mentre il cammino di San Francesco e poi c'è anche la via di Francesco da Laverna a Sisi a Roma, che abbiamo fatto anche quella, infatti la trovate sul canale. Niente, trovate tu, iscrivetevi su, via, in cammino. Abbiamo trovato anche un altro pellegrino con cui camminare, guarda. Un nuovo amico, ciao amico.
stiamo facendo il cammino d'Europa, guardate qui, figli della quinta incoronazione d'Europa, perché ogni 100 anni, dal 1620 in avanti, c'è questa cerimonia dell'incoronazione, doveva esserci nel 2020, ma poi c'è stato il Covid, infatti è stata spostata al 2021, vedete che hanno corretto lo 0 in un 1. È una cerimonia molto bella, insomma, ce la siamo persa, ecco, diciamolo, ce la siamo persa, che siamo nel 2022, vabbè, pazienza. Toccherà scampare per altri 99 anni, voi che dite? Da Santià a Cavaglià si procede principalmente nei campi, per cui non c'è ombra, attenzione a farla d'estate. E adesso invece cominceremo a trovare qua e là boschetti tratti all'ombra come questo. E soprattutto poi da domani saremo nel bosco della della Serra Morenica, e nei boschi qui della Serra Morenica, ma anche di altre zone del Piemonte, avreste potuto incontrare le masche, che sono le streghe locali. Diciamo, le masche erano queste donne che avevano poteri soprannaturali, potevano trasformarsi in gatti ma anche in pecore, non chiedetevi perché la pecora, e anche in pecore, e i poteri si tramandavano da madre in figlia, da nonna in nipote, oppure una donna poteva lasciare, cioè volontariamente, i propri poteri a un'altra donna, anche non appartenente alla propria famiglia. Altri poteri che avevano queste maschere era l'immortalità, che però non voleva dire che avere la terra giovinezza e la resistenza alle malattie, per cui le maschere erano soggette all'invecchiamento e ad ammalarsi. Erano principalmente notturne, l'attività delle maschere era principalmente notturna, e i contadini della zona, quando succedeva qualcosa di negativo, lo attribuivano magari alle maschere, per cui queste cose, questi avvenimenti negativi venivano definiti mascherie. Ovviamente le donne accusate di essere streghe, masche, venivano spesso processate e facevano una brutta fine. Vediamo se troviamo una pecora dispettosa che in realtà è una masca. Ecco qua. I simpatici cartelli con le distanze dalla Kamchatka 8390 km, Canterbury 1195 e Santa Maria di Leuca 1740. Chissà se io e Giulio riusciremo mai a fare un Canterbury Santa Maria di Leuca tutto di fila. Roma 880, Ro vicino a Milano 91 km, Europa 52. Comunque, ne parlavo prima con Giulia, rispetto a quando abbiamo fatto noi questo tratto nel 2018, si sono moltiplicate le aree a sosta, gli info point, il percorso è migliorato parecchio, eh? Antiche pitture rupestri sopra Cavaglià. La casa di Elfo Ugo, però deve essere al mercato perché non c'è nessuno. Lì c'è il lettino di Elfo Ugo. È vuoto. Sarà a giro il fugo. Non so cos'è, un simbolo delle maschere, un attrezzo da strega. No, ripeto, sono cose, sono piccole sciocchezze che magari col cammino non c'entrano neanche niente, no? Però stai camminando e ti strappano un sorriso, comunque è una cosa carina da fare. Sì, più indietro c'era la casa di Elfo Ugo. Oh, eccoci a Roppolo.